Buongiorno a tutti investitori. La gestione delle proprie finanze è un punto cruciale per il raggiungimento dei propri obiettivi. I soldi, come qualcuno saggiamente ricorda, sono un mezzo e non un fine, ma sono fondamentali per ottenere una buona parte dei risultati che tutti noi vorremmo per la nostra vita. Sia che si parli della casa al mare, del percorso scolastico per i figli, di aprire l'attività dei propri sogni, tutti dobbiamo fare i conti con le nostre disponibilità economiche. E saperle valorizzare al massimo può fare la differenza. Invece molti non solo non hanno nessuna familiarità con il mondo degli investimenti, ma si affidano ciecamente ai consigli di un fantomatico cugino tuttologo che dà suggerimenti su come gestire i loro soldi. Quindi sento gente che compra azioni online che gli ha consigliato il suo amico, investe in ETF che così risparmia, oppure si compra dei titoli di Stato così dorme e suoni tranquilli. Peccato che se le azioni scelte fossero nuove Parmalat saranno fregati, che gli ETF vanno saputo individuare tra i 1000 esistenti, visto che la storia insegna che possono anche chiudere i battenti, e i titoli di Stato adesso rendono lo 0%. Ed è da queste riflessioni che ho pensato di iniziare con voi un percorso attraverso una serie di video in cui parleremo di come funziona il mondo degli investimenti dal punto di vista di un professionista. Tutti gli accorgimenti che i consulenti finanziari mettono in campo nella gestione dei patrimoni. Otterrete due risultati. Uno, potrete scegliere in modo accurato e con criterio chi far gestire i vostri soldi, oppure imparare quello che i tecnici del mestiere sanno e fanno per far rendere al meglio il vostro patrimonio. Così i vostri sogni saranno ancora più vicini di prima. Ed eccoci arrivati all'argomento di oggi. Vi racconterò una delle attività più importanti nella gestione delle proprie finanze, il ribilanciamento del portafoglio. Ho scelto questo argomento proprio perché è estremamente utile soprattutto in momenti di forte oscillazione dei mercati finanziari, come in questo periodo. Per capire di cosa si tratta, ne parliamo subito attraverso un esempio, così diventa tutto più semplice. Poniamo che tu abbia un portafoglio investito per metà in azioni e per metà in obbligazioni. Bravo, perché intanto è diversificato. Adesso succede che per una pandemia globale il mercato azionario crolli del 30%. A questo punto l'equilibrio del tuo portafoglio diversificato sarà perso, perché per effetto della diminuzione delle borse, fatto 100 il totale complessivo del tuo capitale, adesso il 35% sarà investito in azioni ed il 65% in obbligazioni, perché di fatto il valore delle tue azioni è sceso del 30%. Adesso è fondamentale ribilanciare il portafoglio, ossia ripristinare le originali proporzioni, cioè far tornare al 50% due asset, spostando una cifra dalle obbligazioni alle azioni. Questa attività è indispensabile perché ti permetterà di godere in modo più incisivo del rimbalzo di borsa che naturalmente accade successivamente ad ogni crisi. Praticamente si vanno ad acquistare azioni a prezzo scontato con il denaro fino ad ora investito in obbligazioni che nel frattempo hanno mantenuto il loro valore e quindi non fai del danno vendendo. Nel momento in cui la borsa riprenderà vigore, impiegherai minor tempo per recuperare per prima cosa il gap che si era creato e poi per riprendere a guadagnare. E questo è estremamente importante anche nella situazione opposta. Mettiamo che il mercato azionario abbia fatto un più 20% da quando avevi suddiviso il tuo capitale tra azioni e obbligazioni. È fondamentale ripristinare la suddivisione iniziale anche in questo caso, spostando denaro dalle azioni alle obbligazioni. Questo perché i mercati hanno un andamento ciclico e così facendo consolidiamo una parte del guadagno in vista della prossima fisiologica oscillazione. L'attività di ribilanciamento è strettamente legata al principio della regressione verso la media, che in parole semplici è la tendenza degli eventi particolarmente negativi ad essere seguiti da quelli estremamente positivi, e viceversa ovviamente. Quindi, se avrai l'accortezza di trasferire risorse dalle obbligazioni alle azioni durante la fase negativa, realizzerai guadagni maggiori alla successiva fase positiva, e viceversa ovviamente. Aumentare la vostra cultura finanziaria non ha prezzo. Nei prossimi video cominceremo a parlare di come strutturare un portafoglio ben bilanciato attraverso vari step, dalle percentuali da destinare agli investimenti agli asset che non possono mancare per ottenere sempre i migliori risultati. Io sono David Volpe, consulente finanziario e blogger. Nella descrizione del video trovi il link al mio blog davidvolpe.it, dove parlo di strategie di investimento per chi non è un professionista del settore ma vorrebbe valorizzare al meglio il proprio capitale. Ora più che mai è necessario comprendere cosa stia succedendo per non farsi prendere da paure e ansie maggiori di quelle reali. Se il video ti è stato utile, aiutami a raggiungere più persone possibili. Condividilo e metti mi piace.
Un caro saluto a tutti.